Ciao e benvenuti. Terza lezione sulla macchina, punto copertura, NC10 della Necchi. Un orlo per una maglietta, l'orlo per le maniche e per uno scollo. La procedura è la stessa. Avremo una rifinitura perfetta sia dalla parte anteriore che nella parte posteriore, in un unico step. Infatti, la cosa positiva della macchina punto copertura è proprio la velocità e anche la precisione della cucitura. Quindi, in un solo passaggio, rifiniamo un orlo di una maglia oppure dei polsini in un unico passaggio. Un metodo veloce e nello stesso tempo rifinito alla perfezione. Come si cuce un orlo? È una maglietta elasticizzata. Ho rifinito precedentemente con una taglia e cuci, perché l'ho fatta un tempo fa, ma solitamente col punto copertura non devi rifinirla con la taglia e cuci, non c'è bisogno. Si rigira il tessuto verso l'interno di circa un centimetro o un centimetro e mezzo, io preferisco un centimetro, e stiro la parte in modo tale che rimanga in forma. Possiamo anche mettere degli spilli per fermare la parte appena stirata. Imbastire la parte, lo so che è una seccatura per alcune di voi, però imbastire in modo tale da fermare ancora meglio, insomma, e con più robustezza il mio orlo. Per quanto riguarda le maniche, faccio la stessa cosa. Le rigiro verso l'interno e passo il ferro in modo tale da bloccare la manica. Dopo averla ben stirata, me la blocco con gli spilli e poi imbastisco. Faccio la stessa cosa anche per quanto riguarda l'altra manica. Quindi rigiro verso l'interno, lo stiro e imbastiamo, perché il filo rispetto allo spillo non riuscirà a bloccarti la cucitura. Se sei proprio un'esperta di cucito o un esperto di cucito, potrai farne anche a meno. Ma io consiglio, soprattutto per le prime volte, di utilizzare il filo e quindi imbastire. Ed ecco qui imbastita anche la manica. Posizioniamo nella nostra macchina per cucire punto copertura il nostro orlo. Abbassiamo il piedino. Un trucco è toccare con il dito la fine della ripiegatura. Possiamo in alternativa anche segnarcelo con un gessetto che poi andrà via, in modo tale da sapere dove dobbiamo far passare i due aghi, quindi farli coincidere tra la fine del ripiego e la parte del tessuto, in modo tale che copra tutto. La cucitura sta venendo perfetta, nemmeno si vede. Alla fine della cucitura giro la manovella, sollevo gli aghi, spingo verso di me le cuciture, spingo il tessuto verso l'esterno e taglio i fili. Facciamo la stessa cosa per quanto riguarda le maniche. È un pochettino più complicato perché le maniche sono più piccoline. Però è un lavoro che dobbiamo fare passo passo. Abbasso il piedino e piano piano andiamo. Quindi, man mano che cucio, giro il mio orlo. Arrivo, metti qua. Rimetto a posto la stoffa e arrivo fino alla fine. Arrivando fino alla fine, sollevo il piedino, porto in alto gli aghi, tiro i miei fili verso di me e poi li taglio. Per quanto riguarda lo scollo, vale lo stesso discorso. Quindi devo inserire il mio scollo per poterlo rifinire. Ovviamente posso decidere se utilizzare i due aghi così separati fra di loro, quindi a 6 mm oppure a 3 mm. Abbassare il piedino e cercare di andare in linea con il mio scollo.
elimino l'imbastitura. Questi fili, mi raccomando, non devi tagliarli, perché ti faccio vedere come si fa. Intanto mi stiro la parte in modo da appiattire la mia cucitura, che è uscita perfetta. Sono super soddisfatta. Tra l'altro questa è una maglina difficilissima da lavorare, perché è proprio maglina bielastica, quindi ho utilizzato proprio una stoffa difficile per fartelo vedere. Faccio la stessa cosa per quanto riguarda le maniche, quindi tolgo l'imbastitura e mi raccomando non tagliare i fili che sono rimasti fuori, questi due. E questo è un trucco molto importante di sartoriale. Utilizzo il mio stiramaniche e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Il ferro da stiro che sto usando è un ferro da stiro a caldaia e anch'esso della Necky, ce l'ho da tantissimi anni, mi funziona benissimo. Ti metto il link per poterlo acquistare. Faccio una grande pubblicità anche ai ferri da stiro, che è veramente fantastico, e ti metto il link in descrizione. Adesso è un po' cambiato di colore, tra l'altro anche più carino del mio, perché è di un colore viola molto bellino. I fili che sono rimasti della mia cucitura con la macchina appunto copertura non dobbiamo tagliarli, dobbiamo prendere un ago, infilare all'interno il primo filo, inserirlo all'interno in questo modo, lo fisso per due o tre volte ai fili che si trovano all'interno in modo tale da bloccarlo, e faccio la stessa cosa con l'altro filo, quindi lo infilo in questo modo, controllo dov'è la cucitura, la riporto verso l'interno, li fisso ai fili interni e faccio un nodo. Se vogliamo ancora essere più sicuri, possiamo fare un nodo anche a questi, anche un tre nodi, proprio per fissarlo bene. A questo punto posso tagliare e sono sicura di aver bloccato nel modo migliore la mia cucitura. Sono veramente molto molto soddisfatta e molto contenta, ed è una cucitura stretch. A differenza dell'ago gemello di cui ti ho parlato nelle altre mie lezioni, dove ti ho detto che con l'ago gemello il filo si spezza, mentre con la macchina appunto a copertura il filo non si spezza ma è elastico, quindi ci permette, come in questo caso, di rifinire un orlo, una manica, un girocollo e via dicendo in maniera veloce e ottimale, perché reggerà allo sforzo, subirà la maglietta quando verrà indossata. La stessa cosa devo fare con i fili che sono rimasti per quanto riguarda le maniche. Inserisco il filo all'interno dell'ago e lo blocco all'interno. Polsino finito, ben rifinito. Ed ecco qui la mia maglietta ben rifinita, sia le maniche che l'orlo, ho rifinito anche lo scollo. Sono davvero soddisfatta del mio lavoro e del lavoro che ha fatto la mia Necky NC10, che trovi nel sito della Necky. Ti lascio il link nell'info box e in sovraimpressione. Io veramente sono entusiasta, utilizzerò tantissimo i tessuti elasticizzati con meno paura rispetto a prima. Ti invito a iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto, arriveranno tanti nuovi tutorial e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico. Ciao!